Grazie Presidente. Abbiamo appena questa mattina fatto una commissione che trattava proprio di dei progetti speciali e nello specifico anche del progetto Filippide. Io vi anticipo che noi ci asterremo su questa mozione, non perché non abbiamo le idee chiare, ma perché quanto ci chiede al primo punto e per quanto anche emerso oggi dalla commissione, il trasporto di questi ragazzi autistici per effettuare queste attività sportive è stata una cosa risolta e quindi anche garantita. Invece per quanto riguarda la seconda parte, senza nulla togliere al progetto Filippide e riconoscendone la bontà, l'unicità e la particolarità, non può questa amministrazione continuare ad andare avanti con gli affidi diretti, ma soprattutto è emerso oggi che gli utenti che utilizzano questo servizio sono scelti su base discrezionale. Allora questa amministrazione si deve far carico degli ultimi, si deve far carico di tutte le disabilità, si deve far carico anche dell'autismo e soprattutto dei disabili, anche dei disabili nello sport, nei disabili nelle varie situazioni della loro vita, come diceva prima il consigliere De Priamo, per quanto riguarda la mobilità, per quanto riguarda le barriere architettoniche e in questo caso anche per lo sport. Però noi dobbiamo cercare di raggiungere gli utenti che hanno necessità. Ben vengano le eccellenze e questa è un'eccellenza, ma le modalità di prosecuzione che sono state negli anni perpetrate per far sì che si raggiungesse questa eccellenza non sono delle modalità che questa amministrazione ritiene consone. Per cui noi abbiamo intenzione di procedere a bando e quanto proposto da questa mozione non possiamo assolutamente attuarlo. Grazie.